La prima volta che ho preso in mano una chitarra elettrica era il 1982. La Germania democratica stava rinforzando il muro di Berlino. Brezhnev deteneva l'impero sovietico, Reagan quello americano. La mia terra, l'Emilia, non tremava mai. Nella nostra testa la voglia di prendere in mano la nostra vita. CCCP, fedeli alla linea, il modo per farlo. Ora, 30 anni dopo, il muro sbriciolato, l'impero russo a rotoli, l'Emilia toccata nelle fondamenta, bene o male io sono ancora lì con quella chitarra addosso, e di tutte le cose soprattutte, questa era forse la più improbabile. Paranoie e languori di allora trasformati in canzoni, canzoni che quando le suono, le canto, mi sembrano ancora urgenti e forti, e non hanno finito di significare. E che intanto, questo nessuno lo poteva prevedere, da quel 1982 sono diventate patrimonio nazionale per la parte sana della nazione. A quelle canzoni se ne sono aggiunte tante altre in un decennio importantissimo con i CSI e tante altre ancora durante un salto al buio nell'età adulta in un ulteriore decennio cantate in solitudine. Voglia di guardarsi dietro le spalle giunti a questo traguardo anagrafico giusto per una sera e ripartire in avanti. In ottima compagnia, assieme a compagni di strada intercettati per caso, per voglia, per affinità, lungo questi ultimi anni. Nada, Angela Baraldi, Fatur, Giorgio Canali, Cisco, Simone, Cristiano, Eric. 30 anni di ortodossia non significa irrigidimento, severità. Solo un tributo giusto a un sentire che era già tutto nei solchi del nostro primo lontanissimo 45 giri, ortodossia, appunto. Citando CCCP, questa non è una replica facile e leggera, non è una mossa tattica. È solo vita, pensarsi in musica, punk d'autore. Dedicato a tutti, con gratitudine. Ha ha ha!
canzone che preferisco ancora è Emilia Paranoica, perché l'ho vista ascoltata in tutte le salse, in tutte le misture. L'ho vista, l'abbiamo suonata allo stadio di Mostar, davanti a uno stadio bombardato, era un campo di concentramento, senza neanche una persona di pubblico. Canzone che è sempre capace di esprimere il disastro a un livello mondiale. Quando mi ha chiesto Massimo di fare questi pezzi, la prima cosa che ho pensato era di avere un approccio più teatrale, effettivamente, rispetto ad altri, così ad altre cose che ho fatto, dove magari sentivo più di dover fare una performance vocale. In questo caso le parole sono talmente forti e importanti che io personalmente da spettatrice, quando ho visto CCCP anche con Fatu, Rannarella, non mi ha sconvolto il fatto scenico, ma continuavano a essere le parole, nonostante ci fosse molta scena che distraeva a ipnotizzarmi, per cui io ho pensato che l'approccio giusto fosse quello proprio di godersi i testi parola per parola, di scandirle bene queste belle parole, e diciamo che mi sono più affidata alla mia esperienza teatrale che quella musicale. Beh, ci sono dei viaggi nella vita di ognuno di noi che sono quelli fondamentali, no? Quelli che, anche senza averlo pensato prima, ti segnano profondamente. Berlino è decisamente uno di questi. Ci sono andato, come tanti della mia generazione, di quegli anni, per attrazione. L'idea di essere contenuti in quel muro, e l'idea che al di là di quel muro ci fosse la storia in maniera così evidente, così esplicita, così come non l'avevamo mai affrontata prima, questo era un motivo di grande fascino, dava l'idea di poterci vivere davvero bene, ed era un'atmosfera spiazzante, tant'è vero che le cose che ti capitano, le cose forti che ti capitano sempre nelle atmosfere spiazzanti, quando le tue difese sono basse, quando sei ricettivo, quando sei pronto a ricevere. Quello che ho ricevuto da Berlino è stato la scintilla, l'incontro con Giovanni Ferretti, e tutto quello che è seguito sostanzialmente. Da quel viaggio sono seguiti questi 30 anni e è seguita anche questa chiacchierata che stiamo facendo. Il bambino mi rilassa, il sole naso mi stende, il tavolo mi riprende. C'è chi mi dà energia e chi me la porta via. C'è chi mi dà energia e chi me la porta via. E poi cosa volete, di che cosa vi fate? Dov'è la vostra pena? Qual è il vostro problema? Perché vi batte il cuore? Perché vi batte il cuore? Meglio medicinale, una storia infernale. Meglio giornate nere, dei capelli verdi. Pur tutto va bene, ma proprio tutto bene. Pur tutto va bene, ma proprio tutto bene. Anche un po' d'appetito e il panio per dormire. L'ho finito, l'ho finito. Cortina non è mai esistita, se la sono inventata
Zamboni e Ferretti, un'epoca per giustificare un gruppo di merda che era il CCP, non è mai esistita. Dimmi il contrario. Giorgio Canali. La prima volta che abbiamo suonato dal vivo me la ricordo molto bene, era l'82, 30 anni fa appunto, 30 anni di Ortodossia, ed era in una palestra di San Cesario sul Panaro vicino a Modena, un posto da panchettoni, era uno dei primi piccoli festival panchettoni che si organizzavano in quella zona. Noi abbiamo cominciato a suonare nell'età in cui tutti gli altri smettono di solito, siamo sempre stati un po' lenti in questo. E quindi in mezzo a tutti questi ragazzini di 16 anni che cantavano in un inglese improbabile God Save the Queen, I'm the Antichristo, Antichrist, noi cantavamo già le nostre canzoni, c'era già Tumenti, Valium Tower, ce n'erano tanti stati d'agitazione, insomma. Lo ricordo molto bene, è stato un bel salto per noi, che fino a 3 mesi prima non avremmo mai pensato di fare quelle cose, non avremmo mai pensato di suonare o di cantare, tantomeno di diventare un gruppo panchettone. E Massimo e Giovanni erano due deficienti che geniali, quindi hanno messo insieme una cosa fantastica che funzionava dal punto di vista dell'immagine tantissimo, dal punto di vista del discorso enormemente, dal punto di vista di pubblico era piccolo il pubblico, però era tantissimo per quelli che a quell'epoca come me erano appena stati adolescenti, poco più che adolescenti. Poi io sono rimasto poco più che adolescente, loro sono invecchiati, cazzi loro. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore, per me, per la mia vita, che tutto quello che ho è tutto quello che io ho. Questa serata, come anche tutti questi anni, poi da quando è chiusa la storia dei CSI, hanno avuto senso prima nella mia solitudine artistica, e questa è una fase che rivendico, devo farlo, ma poi il vero senso lo trovano nel lavorare con gli altri, negli incontri successivi, no? E mi piaceva l'idea di portare questi incontri su questo palco questa sera, perché sono le persone che poi mi hanno aiutato davvero in questi anni come punti di equilibrio, come punti di appoggio. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore, per me, per la tua vita. E ritrovarli su un palco, sentirli cantare queste canzoni che in un certo senso loro prima hanno ascoltato magari da fans o da curiosi quando era il momento, è una cosa molto appagante, toglie queste canzoni dalla piccola proprietà privata, la fa diventare collettiva e fa fare davvero un salto a questa storia. Finita.
perfettamente di quali sono le parole di Ferretti o le musiche mie o le mie parole, ma è sciocco dirlo, perché delle volte quando sei così tanto assieme c'è solo il noi sostanzialmente, e il noi genera canzoni, non genera piccole proprietà o piccole rivendicazioni. Ancora una canzone che ho scritto per un 25 aprile di 2 o 3 anni fa, è una specie di Ninna Nanna partigiana, e mi piace molto questa idea della Ninna Nanna partigiana, una canzone semplice di quelle che si fanno con chitarra acustica e voce, e rivendica la voglia di rimanere qua nonostante tutto, nonostante il disagio estremo così tanto grande che mi sembra di non averlo mai avvertito prima in maniera così forte. Eppure nonostante tutte le voglie di andare altrove, noi siamo qua e qua ci rimaniamo e qua ci stiamo, a dispetto di tutti quelli che vorrebbero che noi andassimo da qualche altra parte. Un paese ancora dovremmo tutti vivere in ostaggio, ancora dovremmo tutti smettere le intese, ancora sentirci uguali per i torti, ancora sentirci uguali per le offese, non accontentarsi di decidere che ci sia voglia di andare lontano, non accontentarsi di decidere che ci sia voglia di andare lontano, via da qui, via da qui, via da qui e non tornare, via da qui, via da qui, via da qui. Ora dovrò ancora avere più coraggio, ora dovremo ancora avere più difese, perché ancora vedremo piangere dei corpi, ancora vedremo piangere questo paese. Decidere che ci sia voglia di andare lontano, non accontentarsi di decidere che ci sia voglia di andare lontano, via da qua, via da qua, via da qua e non tornare, via da qua, via da qua, via da qua e non tornare. Credo che neanche loro abbiano in realtà sposato una linea e seguito quella linea. Loro hanno provocatoriamente accentuato certi discorsi, certi percorsi, per dimostrarne anche tutti i limiti. Questa cosa era eccezionale, secondo me. Thank you.
c'è mai stato imbonimento da parte di Gigi Cipini nelle loro canzoni, anche se avevano appunto, come dicevi tu, sul palco anche questa innovazione visiva, però non ha mai suonato come qualcosa di ruffiano fatto apposta per attirare più pubblico. Era un grande show, un grande gioco, un grande divertimento, però sempre dentro un'area di grande coerenza, e credo che ortodossia significhi anche questo, non cedere, no? questa resistenza che viene così naturale, proprio perché si è così nel DNA, quindi tutto sommato non è un sacrificio in questo caso l'ortodossia, semplicemente anzi semplificare le cose, renderle più chiare possibili. In un certo senso quell'ortodossia è ancora un concetto da rivendicare, senza essere appunto bacchettoni in questo, severi. Mi sembra che siamo in tempi così tanto disgregati che richiamarsi a una disciplina solo personale, non collettiva, per favore, possa essere di aiuto alla vita di ognuno di noi, di chi la vuole praticare. Un'erezione, 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 un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi indifferenti. Per ingoi indigesti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti. Mi attendo allucinato, la situazione si estrema, un grande segno nitido, chiedendo la tua pelle, condita da barbiere, un'amorosa quiete, un'amorosa quiete. Sfiorante come a caso, con aria imbarazzata, atmosfera pesante, elogio la tensione, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta. Un rapimento, un'estasi, sul punto delicato, questa non è una replica, facile e leggera, non è una mossa tattica. Un po' sbilenca di Cervettere vicino a Roma, nel litorale laziale, in cui mi è scappato un po' il bicchiere, come si dice, e ho fatto dei casini, quindi Zamboni mi ha richiamato all'ordine e abbiamo deciso di fare questa performance con queste reti metalliche da cantiere per dare un'idea di questo uomo ingabbiato sia nei cantieri che dalle tasse di questo Stato che diventa sempre più tassoso. Quindi siamo tornati dentro una gabbia e bisogna cercare di uscirne, se no finiamo tutti in questa prigione all'aperto che in questi ultimi anni si è trasformata l'Italia, tra il codice della strada, le tasse, il lavoro che manca, il disordine sociale. Quindi speriamo di ritornare a una società più libera e non più un carcere, un Guantanamo totale come è l'Italia da ora.
scioglimento dei CGP mi sono fatto un po' gli affari miei, nel senso che ho fatto dei dischi da solo, elettro eccetera eccetera, e quindi tornare a ballare i vecchi pezzi di CGP è stato molto bello. Penso che c'è un casino di gente. Secondo me sì, è andata bene. Ce n'era? Sì, sì. Sì. Io mi diverto un casino, sono sti pezzi. No, assolutamente. Sì, fai te. Ho condiviso questo momento con grandissimi amici, persone che stimo. Ha reso il concerto di Campovolo di Reggio Emilia un grande momento che mi porterò per sempre nel mio cuore. Affezionato a questa terra, l'Emilia, con tutte le storture, con tutti i rivolgimenti che l'ho visto fare, con tutte le difficoltà che è riuscito a superare, che ancora si presentano. Quest'anno ci sentiamo di volerla ancora più bene, visto terremoto, vista la siccità, vista la crisi economica, tutte precarietà che non avremmo mai pensato di dover affrontare o di vedere affrontare dagli emiliani. Passione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria.
ci sono alcune migliaia di persone questa sera che hanno sono volute venire al concerto per ascoltare le nostre canzoni, e questo succede grazie all'Emilia, grazie a questa terra, grazie alla sua fertilità e anche alla capacità che ha di mettere in moto i pensieri dei suoi abitanti. E quindi sì, siamo qua per questo, non siamo qua perché c'è una terra disponibile ad accoglierci. Si dice in giro che da qualche parte un'apertura spaccherà questa terra in due, in quattro, in sei, in miliardi, forse di piccoli pezzi. Bisogna stare tutti attenti, allerta, pronti, per saltare ogni fessura che tra i piedi si aprirà in una notte scura. Tenete pronte tutte le armi, chi ha le pistole le carichi, chi ha i coltelli li lucidi, chi ha parole si metta davanti allo specchio a provare che cosa dire per colpire. Non si può star sicuri mai, non si può star sicuri mai, nemmeno se non pretendi niente, nemmeno se ti tiri fuori. Si dice in giro che non avvertirà nessuno. Sembrerà una giornata di sole improvvisa in un inverno gelido. Democratica, si mette che luci gialle e luoghi di concentrazione nell'era democratica.
mi ricordo di discorsi belli tondi, ragionevoli, mi ricordo di discorsi. Tra vita sono, tra passato e dal futuro, cerco una persona, cerco una persona. Fragili desideri, fragili desideri, fragili desideri, a volte indispensabili, a volte no. Ho collaborato con Massimo, lui mi ha chiamato qualche anno fa nel suo disco Sorella Sconfitta, è nata un'amicizia, una stima, un rapporto anche umano e non solo artistico, e quindi quando Massimo mi chiama, insomma, se posso io ci sono, eccomi qua. Parole che dette travolgono tramonti, il battere del polso sommerso. Sudori, timori, tremori, rancori. Si complica l'elenco degli errori. Si complica l'elenco degli errori. Si complica l'elenco degli errori e delle gambe intelligenti, intransigenti. Piccia prende fuoco per la cura. Piccia sera, mentre cantava La pioggia che scende giù, ha cominciato a piovere. E quando la canzone è finita anche la pioggia. Questa è Nada. La pioggia che scende giù, che riga le vetrine piene, che rende i nostri volti inutili. Scende giù, che riga le vetrine.
un certo senso quella che sto scrivendo da questi 30 anni di ortodossia è una lunga, lenta ed estenuante biografia in diretta sostanzialmente che si aggiorna man mano, ma dette, scritte, cantate, suonate in primo luogo per me, per farmi capire e approfondire quello che sto facendo ogni momento, ma in realtà è proprio questo sostanzialmente. Mi sembra che offrire la propria biografia agli altri sia un buon segno, sia forse la cosa migliore che noi possiamo farla, senza farli naufragare in mezzo alle parole, ai nostri problemi e cose di questo tipo, ma semplicemente mettendola lì davanti per chi la vuole. Poi le canzoni prendono spunti anche nelle maniere più impensate, più periferica. Non avresti mai pensato che il tale piccolo episodio potesse causare una canzone che magari parla di tutt'altro, ma tu sai che si riferisce esattamente a quella cosa. E quindi sostanzialmente mi piace molto l'idea di comunque che prima si vive e poi si suona e poi si scrive e poi si parla di quella vita e mai il contrario. E non la minima espressione umana, neanche la minima espressione umana. E non la minima espressione umana, neanche la minima. E non la minima espressione umana, neanche la minima espressione umana. E non la minima espressione umana, neanche la minima. Ed evitando i punti di domanda, ma ricordando che oro dalle madri, fede nei vincenti, in bocca ai padri, la polvere tra i denti. Oro dalle madri, fede nei vincenti, in bocca ai padri, la cenere tra i denti. E non la minima espressione umana, neanche la minima espressione umana. E non la minima umana. C'è una frase di Primo Levi che dice più o meno: ma nessuno ci guardava negli occhi, erano sordi, ciechi e muti. Questo mi ha fatto, è uscita di getto la canzone Quasi Tutti, no? E non la minima espressione umana, neanche la minima espressione umana. Mi viene proprio di pensare a queste facce di pietra, sorde, cieche e mute. Seduti, se questo è un uomo e questa è la sua pena, domande stanche frantumano la schiena. E non la minima espressione umana, neanche la minima espressione umana. E non la minima espressione umana, neanche la minima. Espressione umana, neanche la minima espressione umana. E non la minima espressione umana, neanche la minima, 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 minima. E non la minima, 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 minima.
Ma a livello di immagine mi rendo conto di essere sempre stato un pesce fuor d'acqua sostanzialmente, ancora adesso se mi guardo nelle riprese, se mi guardo nelle riprese del concerto, c'è qualcosa che mi dice ma scusa, che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Perché io vorrei essere puro spirito, non vorrei esserci solo come radiazione, non come presenza fisica, perché non ho un fisico che è capace di sostenere i miei pensieri in un certo senso, non riesco a essere rappresentato da questo fisico, ed è un gran bene sostanzialmente, questa è una fortuna da certi punti di vista, però come quando andavo a scuola ero sempre quello particolare rispetto agli altri, ma non perché ero eccentrico, tutt'altro, ero il meno eccentrico di tutti, così quando ero insieme ai CCCP ero la persona più lontana da tutti gli altri che ci potesse essere, la stessa cosa all'interno dei CSI, e c'è sempre stato un, non lo so, una specie di dissidio, che però poi è, in un certo senso questa è anche una radice di creatività, io credo, e quindi diciamo che continuo a coltivarla in questo modo, sopportando l'involucro esterno che occorre dirle quello che è. E per me Massimo è così, è una cima di una montagna silenziosa e molto esposta. Segretamente nella nostra vita, noi Modena City Ramblers degli inizi, degli esordi, volevamo essere assolutamente i CCCP del folk.
comunque vorremmo ringraziare tutti quelli che sono venuti al concerto, un pubblico spettacolare. Assolutamente, li salutiamo anche. Salutiamo come facciamo? Uno per uno. Ciao! Quasi tutte le sere quando suono chiudo con Fuochi nella notte di San Giovanni, hai anche i miei concerti, perché tra virgolette un po' l'ho fatto mio quel pezzo. E poi ci sono canzoni che hanno veramente segnato un periodo e i miei gusti musicali, e questa sera sono molto molto contento di farle su questo palco insieme a Massimo Zamboni. Infinite menzogne, lunghe di sterminati, fili in lunga fila, sorde e confini, corpi che vengono abbattuti, tra poco arrossa il cielo della sera, sospeso tra azzurri spazi gelidi e ande desolate. Pensieri e le mani in questa veglia, pacificami il cuore. Così vanno le cose, così devono andare. Solo vivo, vincere.
nostalgia pregressa è sempre un sentimento molto comodo, no? Come un paio di pantofole sostanzialmente. Te le metti e poi ti scordi in realtà di quante spine avessero davvero quando era ora di indossarle prima. Sono molto affezionato a quei periodi, ma non sento nostalgia, perché la mia vita è andata avanti, bene o male, in maniera molto diversa. E sono molto attratto da quello che succederà. Mi sembra di vivere in un mondo che possa, al di là delle apparenze che sono veramente misere, però possa concedere ancora molto, ci sia molto, molto da fare, da dire, da esprimere. E mi sembra molto, molto denso, molto carico, insomma, e mi sembra che possa bastare questo. 20 anni di ortodossia, CCCP, Arezzo Emilia, fedeli alla linea, ma la linea non c'è. Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Angela Maralli, Nada. In tanti mi hanno chiesto come mai hai voluto celebrare questo trentennale di Ortodossia adesso che sono passati in effetti 28 anni dall'uscita dell'album Ortodossia. E beh, ci sono due risposte: un po' perché mi piace essere sempre in anticipo sui tempi e un po' perché in effetti non ho mai capito granché di matematica.